Vigilia di Milan e Las Verona, buongiorno a tutti, buon venerdì. Oggi parla in conferenza stampa Stefano Pioli, più tardi ascolteremo le sue parole. Sapete che mi piace iniziare, o comunque spesso, dare i dati dei presenti a San Siro, anche perché in tanti, no, me lo chiedono, ma quanti saremo a San Siro? E anche col Verona lo stadio praticamente sarà pieno, considerando pure l'orario non proprio usuale, ovvero sabato alle ore 15, domani alle ore 15, un orario che non sempre, insomma, porta la gente allo stadio. Nonostante questo, saranno presenti a San Siro per Milan-Verona oltre 70.000 spettatori. Parliamo di una partita di campionato con una squadra avversaria non di cartello, una partita non di cartello, non una big, e il Milan porta a San Siro 70.000 spettatori. Ancora una volta applausi, applausi ai tifosi del Milan. Tra l'altro ci sarà anche il debutto della terza maglia. Domani a San Siro vedremo appunto questa maglia con colori un po' più accesi, no? Fucsia, viola, rosino, insomma tutti questi colori che non sono anche in questo caso usuali per una maglia rossonera, ma saremo anche curiosi di vedere com'è l'impatto visivo per vedere i giocatori in campo dall'alto, da lontano. Detto questo, per la partita di domani ci sono sempre più possibilità di vedere in campo un giocatore che secondo me è molto interessante, farà benissimo ed è un prospetto del Milan. Parliamo di Musa, giocatore acquistato in estate dal Valencia, circa una ventina di milioni di euro l'operazione per prenderlo dal Valencia. Lui è sostanzialmente una mezzala, infatti nella partita di domani contro il Verona dovrebbe giocare al posto di Loftus-Cheek, che, attenzione, non è infortunato, sta abbastanza bene, è solo un po' affaticato ed era uscito con i crampi dal campo contro il Newcastle in Champions League. Quindi per una logica di rotazione Stefano Pioli dovrebbe schierare dal primo minuto per la prima volta Musa. Lui, sapete benissimo, è americano, è connazionale di Christian Pulisic, e proprio sulla corsia destra dovrebbero giocare sia Pulisic che Musa, quindi ci sarà un asse tutto americano sulla fascia destra rossonera. Musa mezzala e Pulisic esterno d'attacco nel 4-3-3. Dovrebbe essere questa l'idea di Stefano Pioli. Quindi diciamo che Musa ha la sua prima opportunità per giocare dall'inizio, e sono molto curioso di capire come giocherà dal primo minuto, perché lui quando entra a gare in corso, per esempio lo ha fatto vedere contro il Newcastle, entra sempre molto bene, concentrato, applicato, ragazzo secondo me intelligente, che ha tanti margini di miglioramento. Naturalmente anche lui è stato catapultato da Valencia al Milan, un salto di qualità enorme, ma può essere la sua integrazione avvantaggiata dal fatto che sa parlare la lingua italiana, è già vissuto in Italia. Tra l'altro lui, essendo molto giovane, ma comunque ha avuto tante esperienze, ha giocato con l'Arsenal, ha giocato con il Valencia, ha giocato in Italia, è stato in America, insomma ragazzo che a 20 anni ha già moltissime esperienze. Quindi Musa dal primo minuto, noi pensiamo che nel corso della stagione possa fare benissimo, perché è anche un giocatore strutturato fisicamente, forte fisicamente, deve solamente capire dal punto di vista tattico come rendere al meglio. Infatti anche Stefano Pioli recentemente, dopo la partita con Newcastle, ha detto sì, è entrato davvero molto bene in campo Musa, l'unica cosa è che deve svariare un po' meno, cioè deve capire qual è la sua zona di competenza, la sua posizione a livello tattico, e non correre per tutto il campo. Probabilmente anche lo ha fatto anche per mettersi in mostra, no? Sapete, quando c'è quell'eccesso di entusiasmo perché giochi a San Siro in Champions League, allora comincia a correre dietro tutti i giocatori avversari. Musa deve capire tatticamente dove agire, ma sostanzialmente parliamo di un ragazzo davvero dalle grandi prospettive. Abbiamo detto, Musa prenderà il posto di Loftus-Cheek davanti a 70.000 spettatori, avrà la sua possibilità. Loftus-Cheek, che ha parlato a un evento off-white a San Siro nella giornata di ieri, e innanzitutto ha detto come sta,
come sta dopo essere uscito contro il Newcastle, ma soprattutto è rimasto sorpreso, folgorato, colpito da quest'ambiente di San Siro, da giocare allo stadio San Siro con i tifosi fantastici che lo hanno, che hanno incitato la squadra in Champions League. Anche ieri sera l'evento era a San Siro, a vederlo tutto buio ma con effetti luminosi proprio relativi allo sponsor Off-White lo ha praticamente colpito e sorpreso. E lui dice: sto bene, penso che con il Newcastle abbiamo giocato davvero una bella partita, dominando per tutto il match, abbiamo giocato un bel calcio e ciò che è mancato è stato il gol. E un po' è la cosa che diciamo tutti, no? Milan che gioca bene, ha dominato 25 conclusioni verso la porta di Pope, il portiere del Newcastle, ma zero gol. A volte non siamo riusciti ad essere abbastanza offensivi, altre volte loro hanno difeso veramente bene, ma ne usciamo delusi perché avremmo dovuto vincere e i punti in Champions sono davvero importanti. Ma comunque la partita ci ha dato molta fiducia perché abbiamo giocato veramente bene. Dobbiamo continuare a guardare avanti e la prossima volta segneremo. Questo Loftus-Cheek è un po'... queste quattro righe di Loftus-Cheek rappresentano un po' il pensiero generale di tifosi, ma anche di chi vive Milanello, perché il Milan avrebbe meritato di vincere col Newcastle, ha sbagliato lì davanti, però il fatto che il Milan ha giocato questa partita col Newcastle con quel modo di scendere in campo, anche con un primo tempo molto audace, un primo tempo molto dinamico da parte dei rossoneri, dimostra di una squadra che ha voluto subito cambiare e voltare pagina dopo la batosta nel derby, dopo la brutta sconfitta per 5-1 nel derby. Magari c'era un po' il timore di vedere un Milan impaurito dopo il derby, invece non è stato così. Milan ha dominato e condotto la gara, è mancato solamente il gol. Per la partita contro il Verona, la giornata di domani, tra l'altro è la quinta giornata della Serie A, Stefano Pioli dovrebbe fare qualche cambio. Abbiamo detto Musa al posto di Loftus-Cheek. Attenzione a Florenzi. Florenzi potrebbe giocare dall'inizio, potrebbe addirittura giocare a sinistra a posto di Theo Hernandez. Quindi anche questo potrebbe essere un esperimento da parte di Stefano Pioli. D'altronde Theo deve riposare ogni tanto, ha anche subito una botta contro il Newcastle e durante questi giorni ha fatto un po' personalizzato, un po' con il gruppo, insomma deve anche riposare Theo Hernandez e c'è la possibilità che Florenzi possa giocare proprio a sinistra al posto del francese con Calabria a destra. Rientra in campionato Tomori, perché l'ultima partita di campionato l'ha saltata contro l'Inter, Tomori che dovrà fare coppia con Malik Chao, un Tomori che abbiamo visto rigenerato proprio contro il Newcastle, è stato probabilmente il migliore in campo. Attenzione lì davanti, perché ci sono dei dubbi sull'utilizzo dall'inizio di Giroud. Vedremo. Okafor è il candidato principale per prendere un posto da titolare, ma si sta giocando la possibilità, la maglia dal primo minuto con Giroud, che ha ancora comunque le sue possibilità di giocare, perché comunque è difficile togliere dal campo Olivier Giroud. Leao o riposa col Verona o col Cagliari, quindi vediamo, perché Rafa Leao quindi col Verona potrebbe di nuovo cominciare dall'inizio e quindi magari riposare con il Cagliari, ma tra Verona e Cagliari Pioli vuole fare delle modifiche lì davanti. Torna dal primo minuto invece Pulisic. A centrocampo dubbi su Krunic, se farlo riposare e al suo posto potrebbe anche giocare Reinders, e attenzione anche a Pobega perché non è dispiaciuto il suo primo tempo contro il Newcastle. Quindi un po' di cambi per Stefano Pioli, è giusto così fare turnover, anche perché le partite sono tante, si gioca ogni 3 giorni, quindi è giusto anche mescolare le carte. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao!